In questi giorni su questo canale si è fatto un gran parlare dei testi. È saltato fuori un po' di tutto, naturalmente. Una parola può creare un mondo, ma tu non sai i trascorsi, non conosci tutta la storia della vita di questo tizio, e quindi io credo che conoscere la biografia di qualcuno sia importante dal momento in cui può avvicinarci empaticamente, fare capire alcune sfumature, alcuni pensieri, farci immaginare l'uomo che c'è dietro la scrittura. Ma che, sebbene in generale sia sempre un male giudicare lo scritto attraverso il filtro dell'uomo, d'altra parte la cosa assume un carattere veramente inspiegabile quando tutto questo lavoro di conoscenza biografica della persona dovrebbe essere necessaria per capirne i testi. Il testo è un testo e da questo punto di vista deve essere comunque autoesauriente. È lui che mi deve parlare della canzone. Detto ciò, facciamo la cosa più semplice del mondo. Andiamo a vedere com'è un testo scritto bene. In questo caso neanche bene, ma proprio, cioè proprio benissimo. Hotel California degli Eagles. Come vedete sto lasciando anche in una colonna il testo in inglese, perché forse è meglio, perché ci sarà sicuramente un sacco di gente che ne sa più di me o riesce a interpretare meglio alcune cose, anzi, pregherei le persone che riescono a dare interpretazioni diverse o a spiegare alcune cose che sicuramente non riuscirò io a spiegare, di scriverlo nei commenti. Su una buia autostrada nel deserto, brezza fresca tra i capelli. Un tiepido odore di colitas saliva nell'aria. Siamo già lì. Ce la stiamo immaginando. Io lo immagino su una moto, un altro forse su un'auto cabrio per via della brezza fresca tra i capelli. Ma siamo già lì. Ce la immaginiamo, un'autostrada deserta in mezzo al nulla, quindi non illuminata. Con questo che in una sera d'estate o di primavera, comunque ancora non lo sappiamo, però sente l'aria fresca. Tiepido odore di colitas, e già subito colitas è una di quelle cose che si è prestata molto, molto, molto a interpretazioni. Da una parte gli stessi Eagles, in qualche dichiarazione, hanno detto che la colitas erano le piante tipiche del sud della California, quindi avvicinandosi al confine con il Messico, che stanno appunto lì in questo terreno principalmente desertico e che a quanto pare rilascerebbero questo odore pungente definito quasi nauseabondo, insomma. D'altra parte però non esiste nessuna pianta che si chiami così e quindi lascia supporre il fatto che fosse il riferimento al modo in cui i messicani chiamano la marijuana. Quindi forse il tiepido odore era il proprio perché aveva fumato, stava fumando, non lo sappiamo e non ci interessa. In lontananza vidi scintillare una luce. Shimmering, no? Una luce tremolante, una luce intermittente, qualcosa che scintilla. Siamo lì, è come un film, stiamo vedendo noi, adesso stiamo vedendo apparire questa luce. La sua testa si è fatta pesante, quindi ha sentito pesantezza alla testa e la mia vista si è indebolita. Ho dovuto fermarmi per la notte. Abbiamo già una situazione precisa e siamo anche sorpresi dal fatto che senza nessuna introduzione di altri fattori lui improvvisamente vede questa insegna al neon e improvvisamente sente la testa pesante, la vista che si abbassa, ha bisogno di riposare. E guarda un po', quello sarà un hotel. Già questa insegna assume significato ipnotico. Lei stava sulla soglia, ho sentito il richiamo della missione e ho pensato, questo potrebbe essere il paradiso o potrebbe essere l'inferno. Ok, il richiamo della missione. Io ho sempre pensato che fosse una sorta di modo di dire, tipo, che ne so, il tamburo di guerra, gli squilli di tromba, quindi un richiamo al sta per succedere qualcosa, no? Invece, pare che fisicamente abbia sentito il richiamo, insomma, delle campane. Le campane della missione. Infatti, pare che molti dei paesi, che poi sono diventate delle vere e proprie città in alcuni casi, nel sud degli Stati Uniti, essendo nate da colonie spagnole, e quindi chiaramente cristiane, all'epoca si usava a costruire delle piccole comunità religiose come primo insediamento e appunto erano chiamate missioni. E ho pensato questo potrebbe essere il paradiso o l'inferno. Continua a creare quell'atmosfera. Perché ha pensato questo?
noi abbiamo questo dubbio, non capiamo perché non è semplicemente un hotel e lui ci sta arrivando e quindi sta andando a riposare. Perché descrive subito questa figura sulla porta? Come se la stesse aspettando, no? Stiamo dicendo che è anche notte, quindi era improbabile che ci fosse qualcuno sulla porta ad aspettare. A pensarci bene, se visualizziamo questa immagine della campana della missione che suona e questa sulla porta, la sua evidente premura di andare a riposare come se fosse un richiamo, sembra come se tutto il mondo fosse coordinato per accoglierlo. E lui non pensa potrò riposare o chissà se hanno la piscina. No, lui pensa questo potrebbe essere il paradiso, ma questo potrebbe essere anche l'inferno. È strano, no? È suggestivo il fatto che lui abbia questo genere di pensiero. Lei accese una candela e mi mostrò la strada. C'erano voci in fondo al corridoio, ho creduto di averli sentiti dire. E qua ci sarebbero i due punti perché il ritornello chiaramente sarebbero le voci. Tutto questo è molto strano. Lei accende una candela, non dice una parola, almeno lui non ce la racconta, non fa niente, lo sta aspettando, sta lì, bella, eretta. Lui arriva, sente le campane, lei accende la candela e gli fa semplicemente strada. Non è una situazione che noi chiaramente associamo a un hotel. Non a un hotel per come noi lo intendiamo. E poi le voci dove sono? Guardate l'uso delle parole. Le voci sono in fondo al corridoio, sono laggiù, noi già siamo proiettati in una specie di tunnel, abbiamo già la sensazione che ci sia qualcosa di metaforico o qualcosa di infernale, comunque si sta facendo molto cupa e curiosa la situazione. Cosa dicevano ste voci? Benvenuto all'Hotel California. Ma che posto incantevole, insomma, bello, carino, insomma, amorevole. E che viso incantevole. Quindi aggiungi un dettaglio fisico concreto sulla persona che stava sulla porta. Avevamo intuito dall'utilizzo dell'articolo che fosse una donna e ora sappiamo anche che è una donna dal viso particolarmente carino, gradevole. Abbondanza di stanze, cioè piena di stanze, l'Hotel California. In ogni periodo dell'anno. Lo puoi trovare qui, sarà sempre qui. Già qua l'Hotel California assume una dimensione metafisica. Lo troverai sempre. Non ti preoccupare, avrà stanze per tutti, sempre. In qualsiasi momento dell'anno, lui è qui, aspetta te. Ora passa direttamente alla descrizione della tipa, ma non la descrizione banale. Cioè ne rappresenta l'essenza. Hermione di Stephanie Twisted, she got the Mercedes Benz. Allora, qua le interpretazioni si sprecano. La mia idea è quella che non bisogna entrare troppo nei dettagli in questo caso. Io credo che ci sia semplicemente un'associazione e quindi la sua mente contorta di Tiffany, come a dire corrotta di Tiffany, orientata a Tiffany, è come a dire che è una persona che ci tiene al lusso. Chiaramente stiamo parlando di Tiffany, no? Quella di colazione da Tiffany, insomma, oltre che il film, il famoso libro di Capote. E comunque in associazione, proprio per rinforzare questa idea del fatto che questa fosse comunque sia una persona di quelle affini al lusso, alla ricerca del lusso, cosa dice? Dice aveva, e qui un altro problema, Mercedes Benz. Ora ci sono delle interpretazioni per le quali sia un gioco di parole sul fatto che lei, essendo comunque carina, avesse delle curve che ricordavano una Mercedes, quindi curve di lusso, e anche questo ovviamente darebbe forza all'idea di Tiffany. Oppure c'è una versione molto più semplice, e secondo me è probabile che sia così. Il marchio è Mercedes-Benz, che poi per un americano che lo pronuncia in quella maniera gli viene naturale scrivere Benz come piega, piega in questo caso, e quindi forse hanno fatto tutta questa costruzione, ma probabilmente semplicemente lei aveva una Mercedes, avere un'auto tedesca, penso che sia ambientata sì, più o meno, negli anni 70 negli Stati Uniti, era sicuramente un simbolo di potere, un simbolo di lusso. Aveva tanti bei, ma proprio belli, ragazzi che chiamava amici. Chiaramente questa cosa ci richiama la lussuria, la libertà sessuale, non ci dimentichiamo quegli anni che genere di movimenti c'erano. E come ballano nel cortile, il dolce sudore estivo. Vedete, le frasi non sono introdotte, cioè sono così, sono dirette, sono delle fotografie che si susseguono. Ma il modo in cui lui lo dice lascia intendere che lui guarda con ammirazione, quasi con invidia. Madonna, vedessi come ballano.
e poi passa subito a dei dettagli di valore, dicendo direttamente dolce sudore estivo. E già ti sta lasciando immaginare tutto, ti sta lasciando immaginare questi corpi che sudano, ma se ti è venuta l'associazione mentale di un sudore brutto, te lo deve subito togliere dalla mente. E infatti ti dice il dolce sudore estivo. La strofa finisce riportandoci in quell'atmosfera un po' tetra e curiosa che era stata introdotta, alcuni ballano per ricordare, altri per dimenticare. E quindi già non sembra più un gruppetto di ragazzi che si sta divertendo, ma sembrano quasi più anime dannate, se vogliamo. Allora chiamai, ho chiamato il capitano. Per favore, porta il mio vino. E qua è un'altra cosa molto interessante. Io con capitano sono portato a pensare che sia semplicemente una maniera per indicare, insomma, qualcuno che lì avesse un qualche tipo di ruolo, un po' come quando noi diciamo, capo, certo, non noi, cioè quelli un po' più maleducati e grezzoni, diciamo. E questo capitano rispose: quello spirito qui non c'è dal 1969. Altro delirio. La parola utilizzata, spirit, ovviamente, come suggerisce, può essere spirito, e quindi potrebbe essere che il capitano dica a lui: ah, non abbiamo questo tuo bello spirito qui dal 1969. Oppure potrebbe essere un gioco di parole con spirit, che generalmente vengono chiamati liquori, comunque bevande superalcoliche, il che aprirebbe tutta una serie di mondi. Ho letto una cosa a questo proposito. Pare che fino al 1969, se andavi in una clinica di riabilitazione per liberarti dalle droghe, almeno in quelle parti degli Stati Uniti, ma non lo so, chiaramente non è una cosa confermata, potessi comunque consumare alcolici. Dal 1969 poi una legge proibiva la somministrazione di bevande alcoliche alle persone che stavano seguendo una riabilitazione di qualsiasi tipo. Quindi il fatto che lui chieda vino e quello qui non c'è dal 1969 potrebbe avere anche questo senso, ma non lo so. Comunque la cosa che conta è che c'è sempre questa atmosfera. A me vengono in mente le suggestioni di Shining quando Jack Torrance va nel bar dell'hotel e appaiono persone, appaiono camerieri che scompaiono, però lui in realtà riesce a ubriacarsi comunque. Vabbè. E torniamo a quelle voci che stanno chiamando in lontananza e che ti svegliano nel cuore della notte solo per sentirle dire: benvenuto nell'Hotel California, che posto incantevole, che posto è, se la spassano, se la vivono bene qui all'Hotel California. Che bella sorpresa, ma che bella sorpresa. E anche qua il suggerimento è: procurati degli alibi, oppure ti forniscono degli alibi. Non lo so, qua chiedo anche a quelli che sono più bravi, insomma. Dice semplicemente bring your alibis, quindi. E se vediamo la chiave interpretativa della clinica della riabilitazione, è interessante il fatto che questa cosa torna. Perché il ritornello, infatti, non lo dice lui, ma sono delle voci che riecheggiano lì, sembrano quasi uno slogan, sembrano suggerire appunto: benvenuto all'Hotel California, questo è un posto incantevole, pieno di stanze che ti accoglieranno tutto l'anno, pieno di belle persone che si divertono, che se la spassano. Ma che bella sorpresa, no? Quanto è bello stare qui, che sorpresona hai avuto. Ti forniamo anche un alibi, che è un po', tra virgolette, no, il meccanismo di quello che ha la dipendenza, alla quale magari le altre persone, soprattutto quelle che si interessano delle cause, ecco, cercano sempre di scavare nel passato e dare la colpa a qualcun altro. Nella scena successiva, specchi sul soffitto. Anche questa è un'immagine che richiama la lussuria. Quindi ci sono dei livelli con elementi ambivalenti come forza. Poi dice: lo champagne rosé ghiacciato. Ora, devo pensare che o gli Eagles non avessero idea di come si beve lo champagne, il che essendo americani è possibile. Quindi io dico ghiacciato perché nel testo dice on ice o on the rocks. Che io sappia, insomma, significa versato sul ghiaccio. Chi è il pazzo che verserebbe dello champagne sul ghiaccio? Forse un americano. Oppure è una bevanda analcolica frizzante che viene servita in una clinica al posto del vino che lui ha chiesto. Chi lo sa? Ma lei disse: tutti noi siamo solo prigionieri qui. E poi dice questo: ha un device, quindi
di noi stessi, di quello che ci siamo costruiti, letteralmente del nostro stesso dispositivo. Anche questo, se da una parte, vedendo l'Hotel California come un luogo di perdizione, quindi di anime impure, dannate, dedite alla droga, alle dipendenze, alla lussuria, certo gli specchi sul soffitto, ma certo anche il fatto di essere prigionieri, schiavi dei propri vizi, no? E quindi siamo prigionieri perché diventi schiavo dei tuoi vizi. Però chiaramente questa cosa si lega anche bene alla teoria sulla clinica di riabilitazione. Poi qua una delle parti più forti, soprattutto se uno ha presente come suona quella parte, come viene cantata. E nelle stanze padronali loro si radunano per il banchetto o festa. Anche il fatto di radunarsi per delle attività comuni è una cosa tipica delle cliniche di riabilitazione, ma potrebbe anche essere una sorta di rituale di una setta devota a sesso, droga e rock and roll, per quanto ne sappiamo. Lo pugnalano con i loro coltelli d'acciaio, ma non possono uccidere la bestia. Questa ha una forza incredibile. Se avete presente questa parte, ci sono i colpi di batteria che scandiscono praticamente la parola, anzi la frase. Stab it with their steely knives, but they just can't kill the beast. Ora, se continuiamo a seguire, che sia una clinica di riabilitazione o no, ma se seguiamo l'idea di un gruppo di persone accomunate dal fatto di avere appunto questa dedizione al lusso, ai vizi, ecco, in senso ampio, l'idea che per quanto tu tenti di pugnalarla, la bestia, ovviamente la bestia si presta poi anche bene ai riferimenti diabolici, per quanto tu lo faccia con un coltello d'acciaio duro e affilato e tutti insieme, non puoi, semplicemente non puoi uccidere la bestia. Forse parla di quel demone che sopravvive sempre dentro il dipendente, anche se si è liberato formalmente di quel tipo di dipendenza. È possibile. Sta di fatto che è scritta e decantata in una maniera che senti le coltellate e senti anche l'inutilità del gesto. Ultimo frame, l'ultima cosa che ricordo è che correvo per raggiungere la porta e a noi tutti viene subito in mente la porta di uscita, cioè quella da cui è entrato. Dovevo trovare la via per tornare da dove ero venuto. E anche questo, il fatto che lui debba trovarla, questa via, lascia pensare a un luogo quasi, quasi metafisico, no? Labirintico, come se lui si fosse perso all'interno di questa struttura. E lì trova il portiere di notte, che sebbene non ci venga descritto, si parla di uomo della notte, che immagino sia il portiere di notte. Da come parla e da come viene introdotto, vedete come funziona tutto perfettamente. Ci comunica che è inutile il suo affanno. Perché stai correndo? Non c'è bisogno che corri. Guarda che qua nessuno ti impedisce di fare niente. Infatti lui gli dice: rilassati, siamo qui per accogliere. Qui lo lascio in inglese perché secondo me è più efficace. Puoi fare il check out quando vuoi, ma non potrai mai andartene. Quest'uomo che è tranquillo, che ha una situazione di controllo, mi ricorda Shutter Island di DiCaprio, quando ovviamente tutti quanti complici, lui che vive le emozioni a mille, no? Questa situazione invece c'è la gente che è tranquilla perché sanno che non può andare da nessuna parte. E qui lui fa la stessa identica cosa, ma se ci pensate bene è proprio un atteggiamento da clinica, no? A dirgli: ehi, innanzitutto rilassati, non ti preoccupare, non succede niente, noi siamo qui solo per accoglierti. Puoi fare il checkout quando vuoi, ma non potrai mai andartene. È chiaro che questo con il discorso dei vizi va a pennello. Puoi anche uscirne, ma in realtà non te ne libererai mai. E mantiene viva quella suggestione del diavolo, o della bestia, insomma, del demonio, del male, del vizio, che non puoi uccidere. A questo ricorda anche molto la dinamica di Babadook, se l'avete visto. Ok, questa era Hotel California. L'hanno scritta tre dei membri degli Eagles di quegli anni. Sì, sembra assurdo se le scrivevano loro, cioè niente cordata di persone che scrivono per tutti. Questi scrivono sta canzone nel 1977, che è cantata benissimo, ogni cosa ha il suo senso, tutto è in funzione di quello che si sta raccontando. La parte strumentale è inutile dirlo, è molto bella. Gli assoli non ne parliamo, non c'è nessuna classifica dei migliori assoli della storia della musica dove questo, che in realtà è un doppio assolo,
non compaia nelle prime posizioni. Non mi sono soffermato tanto su certe interpretazioni, perché poi in realtà loro, se è vero che hanno rilasciato i vari membri in vari momenti delle interviste nelle quali magari hanno cercato di dire no, guarda che in realtà quel testo parlava di questo piuttosto che di quell'altro, è anche vero che si sono contraddetti proprio tantissime volte. Quindi forse ci hanno anche giocato un po' su. Però vi riporto ciò che dice Felder, perché secondo me è molto interessante. Dice, quando proviamo a scrivere i testi, cerchiamo di scriverli in maniera da toccare più sensi, cose che puoi vedere, annusare, assaggiare, sentire, come ho sentito la campana della missione, oppure il caldo odore della colitas, cioè essere capaci di mettere in relazione qualcosa con il senso dell'olfatto. Ragazzi, questo non è il modo di scrivere degli Eagles. Questo è il modo di scrivere. Non esistono altri, esistono variazioni certamente, ma è questo il modo in cui si scrive. L'unica cosa sulla quale in teoria dovremmo essere tutti d'accordo è che se sei un fan dell'Eagles, se l'hai sentita 100.000 volte, se è la tua canzone preferita, se non l'hai mai conosciuta, se non ti interessa questa canzone, in ogni caso la dovresti ascoltare, che tanto non si sbaglia mai.